cultura dei prodotti legati al territorio, che fanno parte del nostro passato e sempre faranno parte del nostro futuro. La bagna cauda, piatto povero, tipico della tradizione canavesana. La sua preparazione rappresenta un vero e proprio rituale. Secondo l'originaria ricetta, all'aglio si aggiungono olio e acciughe dissalate. Grazie all'accortezza di alcuni contadini che hanno continuato a coltivarle per la loro produzione, per la loro alimentazione, oggi abbiamo ancora il pignoletto, l'ottofile e altri mais come il nostrano dell'isola che macinate a pietra danno delle farine decisamente superiori. Il salam patata costituisce il ripieno degli agnolotti, il cui impasto viene preparato rigorosamente a mano. Un piatto che, ancora una volta, richiama alla memoria sapori di un tempo. Una ricetta realizzata con ingredienti semplici che la terra e il bestiame offrivano alle famiglie, come il condimento con cui verranno presentati, burro e salvia. Venivano fatti cuocere nel forno comunale dopo la cottura del pane per recuperare il calore. Era un piatto che si serviva durante il carnevale e proprio per questo definito grasso. Alba Lux, luce dell'aurora, per il colore ramato dei suoi grappoli. I Salassi erano una tribù nata dalla fusione tra i Celti e i Liguri e avevano molto presto appreso l'arte della coltivazione della vite. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è avvenuto nell'ottobre 2010 ed oggi l'Erbaluce si colloca al vertice della piramide della qualità dei vini italiani. Arrivati al dolce, oserei dire che il canavese si distingue dalle altre zone piemontesi e mi verrebbe proprio da definirlo dolce canavese, non solo verde canavese. Tanti sono i dolci che originano in questa zona. Il disciplinare prevede che i grappoli di Erbaluce siano sottoposti a un periodo di appassimento in locali arieggiati, le cosiddette passitaie, dove rimangono distesi su graticci o appesi per il peduncolo per circa 5 mesi. Il canavese è una terra ricca di storia, cultura e tradizioni millenarie che trovano nell'Erbaluce il miglior ambasciatore. La preparazione moderna si arricchisce di antiche suggestioni grazie a uno scenario che richiama alla memoria la ritualità del gesto con cui venivano realizzati anticamente i piatti che stiamo per proporvi. In questo piatto ho voluto raccontare tutti i sapori del canavese, creando una giusta armonia tra la farina di pignoletto rosso, il salame di patata e una crema calda di caprino.